Mura ciclopiche come quelle di Alatri sono presenti in molte parti del mondo. A Machu Picchu, in Perù, si trovano delle costruzioni realizzate con dozzine di blocchi enormi. Un puzzle di pietre poligonali incastrate perfettamente le une alle altre, messe in opera senza nessun tipo di cemento. Una delle pietre più grandi è un monolite lungo circa 3,5 metri e largo 1,5 metri, con un peso stimato in 200 tonnellate. Anche a Cusco, sempre in Perù, esistono cinte murarie realizzate in diorite verde, una pietra particolarmente dura da lavorare, messe in opera senza nessun tipo di cemento, tagliate a formare incastri perfetti. E ancora, Pumapunku, località vicina a Tiahuanaco in Bolivia. Qui si trovano i massi più grandi del sito, alcuni dei quali superano le 100 tonnellate. Alcune di queste pietre sono così grosse che ci si domanda come sia stato possibile, per delle mani umane, portarle dove ora si trovano. Ma non solo. L'isola di Pasqua è ricca dei celebri Moai, opere in pietra vulcanica del peso di oltre 12 tonnellate. Stonehenge in Inghilterra e Carnac in Francia sono esempi di costruzioni megalitiche realizzate con rocce di dimensioni impressionanti. Nella valle della Bekaa, nel Libano nord-orientale, si ergono le rovine dell'imponente città di Baalbek. Abbiamo incontrato più volte nel mondo mura costruite con massi giganteschi e di solito si trattava di luoghi che avevano una storia profonda, lontana, molto antica. Qui troviamo qualcosa di molto simile e il punto esatto è Porta Maggiore, dove si entra nell'acropoli. Queste mura sono realmente imponenti. L'architrave superiore larga più di 5 metri per un peso stimato di 27 tonnellate. La profondità di queste mura supera i